esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, twist in piedi. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, crunch completo in piedi. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non curvare la schiena, quando sollevi la gamba il busto deve essere sempre dritto, quindi mantieni l'addome contratto durante tutto l'esercizio. Non poggiare a terra il tallone, fai attenzione ad atterrare sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, crunch completo in piedi, gamba tesa. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, tieni la gamba piegata e tocca con le mani il ginocchio. Mantieni spalle e testa dritte durante tutto l'esercizio. Per riuscirci, guarda sempre un punto fisso avanti a te. Fai attenzione a non piegare la gamba quando la porti su. Cinque. 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, crunch cross. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Tieni l'addome sempre ben contratto. Non sforzare il collo, aiutati guardando un punto fisso avanti a te. Cinque. 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, crunch incrociato in piedi più pugno frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non sforzare il collo, aiutati guardando un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via!
Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Piegamenti laterali del busto. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non sollevare le spalle, tienile rilassate durante tutto l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Crunch laterale completo in piedi. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Rotazioni del busto più pugno. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio, crunch incrociato gamba tesa. Via! Se non ce la fai, puoi poggiare il tallone a terra prima di effettuare una nuova contrazione. Durante l'esercizio, non sollevare la zona lombare e mantieni l'addome contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare il collo, fissa il soffitto per non sforzarlo.
non aiutarti facendo forza sul braccio che resta a terra. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, crunch incrociato a gamba tesa. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, puoi poggiare il tallone a terra prima di effettuare una nuova contrazione. Non sollevare mai la zona lombare dal pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non aiutarti facendo forza sul braccio che resta a terra. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, crunch cross. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, poggia i piedi a terra. Durante l'esercizio non sollevare la zona lombare e mantieni l'addome contratto. Non piegare il collo, fissa il soffitto per non sforzarlo. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, crunch laterale con tocco alle caviglie. Tre, due, uno, via. Non sollevare mai la zona lombare dal pavimento, mantieni gli addominali in contrazione per non commettere errori. Non sforzare il collo, puoi aiutarti fissando un punto sul soffitto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, crunch. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, stendi le braccia lungo il corpo e poggia a terra i palmi delle mani. Non sforzare il collo quando sollevi le spalle, per mantenerlo rilassato puoi aiutarti guardando un punto fisso sul soffitto durante il movimento. Fai attenzione a non sollevare mai la zona lombare da terra per evitare problemi alla schiena. Per riuscirci, mantieni gli addominali sempre ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Prossimo esercizio. Distensioni gambe alternate. Tre, due, uno, via.
Se non ce la fai, poggia delicatamente il tallone a terra quando distendi la gamba. Fai attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Non sforzare il collo, guarda un punto fisso avanti a te per aiutarti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Caduta controllata delle gambe. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, muovi una gamba per volta. Fai attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento. Tieni gli addominali sempre contratti per riuscirci. Nella fase di discesa il movimento deve essere lento e controllato. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop! Prossimo esercizio. The 100. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, puoi tenere le gambe flesse a 90 gradi. Mantieni sempre le gambe tese e la zona lombare aderente al pavimento. Per riuscirci, tieni i muscoli dell'addome ben contratti durante tutto l'esercizio. Per non sforzare il collo, mantieni lo sguardo verso il tuo ombelico. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, crunch inverso. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, tieni le gambe già sollevate ed effettua solo la rotazione del bacino. Fai attenzione a non inarcare la zona lombare quando avvicini i piedi a terra. Per farlo, mantieni l'addome contratto. Controlla il movimento per evitare problemi alla schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Sollevamento gambe alternate. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, puoi poggiare il tallone a terra prima di effettuare una nuova contrazione. Fai attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento. Tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Non portare le gambe giù troppo velocemente. Controlla il movimento per massimizzare gli effetti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Plank alta. Tre,
2, 1, via! Se non ce la fai, puoi poggiare le ginocchia al pavimento. Non sollevare o abbassare il bacino. Testa, spalle e fianchi devono essere sulla stessa linea. Non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Fissa sempre un punto sul pavimento. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Fai attenzione a non flettere i piedi, i talloni devono sempre essere rivolti verso il soffitto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Uno, via! Prossimo esercizio. Allungamento schiena. Via! Non guardare davanti, rilassa il collo portando la fronte alle ginocchia. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching addominale. Via. Non sollevare mai il bacino da terra, così aumenterà l'efficacia dell'estensione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.